Sindaco, al di là di tutto, i Monti Dauni fanno tanto per farsi conoscere sempre di più. È importante valorizzare questi luoghi con l'enogastronomia, il turismo e quindi praticamente però bisogna arrivare. Lei in questi giorni sta provocando un terremoto politico, invita a non votare. Però sarebbe bene votare, ma forse anche le persone giuste. Insomma, che cosa bisogna fare? Quali sono le azioni da mettere in campo? Al di là della provocazione verbale, che cosa avete intenzione di fare affinché venite ascoltati, non solo come sindaco di Roseto, ma anche gli altri comuni dei Monti Dauni hanno voglia di fare qualcosa? Noi, al di là della provocazione, dice lei, vabbè, forse non sarà solo provocazione, perché questa forma di provocazione forse diventerà un fatto. Perché a oggi nessuno ancora ci è venuto a porre attenzione su quello che è successo sia al ponte confine con Alberona e sia alla frana verso Castelfranco. Non sono venuti a mettere neppure un segnale. Questa è mancanza totale di attenzione, è menefreghismo puro. E quindi noi continueremo. Non credo che sarà solo una forma di provocazione. A parte questo del non voto. Faremo il 1° febbraio un consiglio comunale monotematico. Abbiamo invitato i sindaci, lunedì partiranno gli inviti della provincia di Foggia, dei Monti Dauni in particolare, del Beneventano vicini a noi, rispettivi presidenti di provincia, di regione e consiglieri eletti nell'area. Li inviteremo al consiglio monotematico, dopodiché alla chiusura dei lavori consiliari si aprirà una discussione e successivamente si farà un blocco per circa un'oretta della strada della 130 per il momento. Se ancora non si continuerà ad ascoltarci, vedremo insieme agli altri sindaci anche del Beneventano di fare qualcosa congiuntamente con le due province di Benevento e di Foggia. Intanto però i cittadini di Montefalcone, San Bartolomeo e Castelfranco stamattina sono andati sotto la prefettura e la provincia di Benevento a protestare perché è un territorio, quello della Val Fortore, diciamo, noi parliamo dei Monti Dauni parlando della provincia di Foggia, però la Val Fortore, perché noi siamo confinanti sia da una parte che dall'altra, quindi praticamente è un territorio che è malmesso. Perché i comuni di confine, ma questo non significa abbandonarli e lasciarli morire e lasciarli al proprio destino, non è così che si fa. Anzi, i comuni di confine vanno valorizzati e presi in considerazione più degli altri comuni, dandogli la possibilità di poter sviluppare le proprie bellezze e le proprie potenzialità, perché ce ne sono. E non capisco come mai ancora non se ne rendano conto. Potremmo essere un ottimo volano. Anche per loro un aiuto concreto, sia alla provincia di Foggia che alla provincia di Benevento, prendendo in considerazione i comuni della Val Fortore dalla parte del Beneventano.